Ciao a tutti, oggi vi mostro tre ricette fredde da portare in spiaggia, facilissime. La prima ricetta che vi mostro è una Caesar salad a modo mio. Gli ingredienti sono: inizio scaldando molto bene una piastra. Quando sarà ben calda, ci metto su le fettine di petto di pollo e le lascio cuocere. Dopo qualche minuto le rigiro e sistemo di sale e lascio continuare la cottura. A parte, preparo un'emulsione con succo di limone, senape, sale e un cucchiaio di salsa di soia. Potete anche non metterla se non vi piace. E inizia ad emulsionare bene. A parte scaldo una padella unta con olio extravergine d'oliva. Quando sarà ben calda, tosto dei crostini di pane. Taglio una lattuga prima per il lungo e poi la taglio a quadrotti. Ne taglio poi le fettine di petto di pollo a quadratini che vado ad aggiungere all'insalata, alla lattuga. Io utilizzo la lattuga, voi potete utilizzare ciò che preferite. Aggiungo poi i crostini di pane ben dorati. Aggiungo anche delle scaglie di grana e inizio a amalgamare. Aggiungo poi l'emulsione e mescolo bene. Ed eccola pronta, la lascio riposare in frigo anche tutta la notte e sarà perfetta da portare in spiaggia il giorno dopo. Buonissima, vi assicuro che anche in spiaggia si apprezza tantissimo. Provatela! La seconda ricetta è una pasta fredda con peperoni, tonno, olive e capperi. Gli ingredienti sono: ho cotto i peperoni in friggitrice ad aria e vado a metterli in una ciotola. Taglio poi i pomodori a quadretti. E aggiungo ai peperoni. Taglio a rondelle delle olive denocciolate. Le aggiungo ai peperoni e ai pomodori. Vado ad aggiungere poi dei capperi dissalati. Taglio a quadratini delle fette di Emmental, se vi piacciono, potete anche non metterle. E aggiungo anche poi dei filetti di tonno. Aggiungo delle foglie di basilico fresco. Inizio a condire con olio extravergine d'oliva, qualche spicchio d'aglio e mescolo. Lascio insaporire bene il tutto. E voilà, il mio condimento è pronto. A parte, cuocio la pasta. Quando sarà cotta, la lascio raffreddare, la scolo bene e la aggiungo al condimento. Giro bene il tutto. La lascio riposare in frigo anche tutta la notte e voilà, perfetta anche questa da portare in spiaggia. Deliziosa! L'ultima ricetta che vi mostro è un'insalata di riso facile, fresca e gustosa. Gli ingredienti sono: inizio cuocendo 2 bicchieri di riso.
parte preparo gli ingredienti per condirlo. Taglio in piccoli pezzi dei pomodorini ciliegino e li metto in una ciotola. Aggiungo poi del mais precedentemente lavato e sgocciolato bene. Taglio sempre in piccoli pezzi dei fagiolini che ho cotto al vapore. E allo stesso modo taglio anche delle carote. Dopodiché vado a tagliare a rondelle delle olive, potete usare anche quelle taggiasche se vi piacciono, e sminuzzo un cipollotto fresco. Potete anche non metterlo se non vi piace. Poi taglio sempre a dadini delle fette di Emmental oppure un formaggio che preferite. Voilà, pronto il riso, l'ho lasciato raffreddare dopo averlo scolato bene e vado ad aggiungerlo al condimento. E inizio a girare un pochino. Condisco con olio extravergine d'oliva, sale e continuo a girare bene il tutto. Infine aggiungo del prezzemolo tritato, giro bene e lascio riposare l'insalata di riso in frigo per tutta la notte. E voilà, pronta per portare in spiaggia! E niente ragazzi, io spero che queste tre ricette facili, veloci e deliziose vi siano piaciute. Se provate a farle scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. Io vi mando un bacio e alla prossima, ciao!